stupisce ed emoziona la cerimonia di accensione del grande albero di Natale in Piazza della Rinascita, il Salotto di Pescara, evento che dà il via ufficiale al calendario delle manifestazioni natalizie nel capoluogo adriatico. Ed anche ieri sera tanti gli eventi collaterali in una piazza gremita, soprattutto di bambini, una piazza di luci, di intrattenitori, con una grande pista di ghiaccio per pattinare e poi tutti con la testa all'insù per seguire la suggestiva performance della compagnia Molecole, un emozionante spettacolo aereo di danza acrobatica che aveva già stupito il pubblico romano in occasione della candidatura di Expo Roma 2030 nell'evento per i 100 anni della Repubblica Turca e all'apertura della stagione lirica dell'Opera di Belgrado. Danza classica in volo, fluttuanti evoluzioni, il sogno di volare via appesi da un grappolo gigantesco di palloncini. Uno spettacolo che ha affascinato grandi e piccini, il sindaco Masci e gli amministratori pescaresi presenti e il vice sindaco Gianni Santilli, che ha voluto e coordinato l'iniziativa in collaborazione con lo staff di Pescara Energia. Non solo in Piazza della Rinascita, ma anche nelle vie del centro commerciale naturale, parate e spettacoli itineranti delle compagnie Astri Bianchi e Corpi di Stelle.